Un'arte marziale con la quale si imparano tantissimi valori sin da piccini. Noi purtroppo abbiamo avuto la sfortuna, per così dire, di iniziare a 12 anni, quindi già in un'età un po' più avanzata, ecco, e che ci ha insegnato tanto, a partire dalla cortesia, dalla perseveranza, perché non è un'arte marziale semplice, ci vuole tanta forza di volontà e soprattutto tanta mentalità. Gli allenamenti si prendono sempre, almeno da parte nostra, come uno svago, un divertimento, non è mai con pressione e quindi è sempre un piacere venire ad allenarsi, soprattutto anche quando poi si lavora tanto e si hanno vittorie, insomma, durante le gare. Era l'unico titolo che mancava e è stata proprio la ciliegina sulla torta, proprio dopo tutti i risultati comunque che ho avuto in tutti questi anni. È stato un lavoro non solo mio, ma di squadra, perché dietro di me ho appunto mia sorella, la mia famiglia, mio papà, tutta la palestra, i miei compagni di squadra e ho un preparatore atletico, il fisioterapista. Quindi questo risultato non è solo mio, ma è stato raggiunto grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato durante questo percorso. Io in realtà ero un po' incredula, nel senso che arrivavo da un infortunio a giugno, dal Covid a luglio, e abbiamo fatto appunto il mondiale a ottobre, avevo poco tempo per allenarmi. Ho allenato soprattutto la parte mentale, che è quella che mi ha tenuto aggressiva, arrabbiata per tutti i turni, in modo tale da tenere la concentrazione alta. E quindi quando hanno decretato il vincitore, io sinceramente ho realizzato dopo, quando una ragazza mi ha chiamato subito per fare il test antidoping, e quindi ho detto: ok, ho vinto, quindi è veramente il sogno che si realizza. A settimana faccio 6 allenamenti, avendo un lavoro a tempo pieno, quindi 8 ore al giorno, mi alleno la sera per 2 ore e poi sabato mattina col preparatore atletico. Si fa quello che si può, ho resistito, ho avuto tanta costanza, ma appunto questo non è solo grazie a me, ma a tutta la squadra che ho dietro, tutte le persone che mi hanno accompagnato e che mi sono state vicino, che hanno tenuto botta anche per me. Io arrivavo appunto da un infortunio dal Covid, quindi non avevo più la mente concentrata nell'oro e ero più, diciamo, concentrata sul fattore gara, di ritornare un po' nel giro degli agonisti. Quindi ho affrontato appunto i periodi un po' down, con divertimento, se così si può dire, nel senso che la prendevo un po' alla leggera, dicendo: ok, affronto questo periodo, poi quando mi rimetto ad allenare, devo rimettermi appunto ad allenarmi seriamente. Noi abbiamo iniziato Taekwondo, grazie a nostro papà. In realtà siamo state un po' obbligate, ma non per forza, nel senso è un po' contraddittorio, però siamo state obbligate perché avendo appunto di 12 anni dovevamo imparare un po' a conoscere delle tecniche di autodifesa, semplicemente per autodifesa. Quindi noi, avendo mollato nuoto, volevamo ritornare a fare nuoto e continuavamo a dire a papà, no, guarda papà, noi arriviamo a cintura nera giusto per chiudere il cerchio, per avere una conoscenza maggiore di quest'arte marziale, poi torniamo a fare nuoto. E quindi abbiamo optato solo per fare forme. Inizialmente abbiamo proprio scartato l'idea di fare combattimento. Poi, iniziando ad andare in giro per l'Italia a fare gare, poi in giro per il mondo, sì, per l'Europa, ci siamo appassionate ancora di più, abbiamo creato anche rapporti di amicizia in giro per il mondo e questo, insomma, ci ha portato ad essere qui. Noi siamo specialiste in forme e continueremo con questa specialità, però comunque durante gli allenamenti facciamo tutte le specialità, quindi combattimento, tecniche speciali e durante le prove d'esame di passaggio cintura si fanno anche le prove rotture, ecco. E quindi diciamo che siamo completi in allenamento e in gara facciamo forme solamente. Lo avete nominato più volte, il vostro allenatore, il vostro papà, cosa volete dirgli? Un grande grazie per averci fatto conoscere quest'arte marziale e un grazie anche alla mamma, insomma a tutti e due i genitori, per averci cresciuto comunque col valore dello sport, a prescindere dallo sport che insomma volevamo praticare. Divertimento, amicizia, si guarda, si vede il mondo, si gira il mondo, e si vedono nuovi paesi. Conoscenza Bellissimo. del proprio corpo anche, Esatto. consapevolezza. In gara è stato stra emozionante in gara e dopo a casa l'emozione
L'emozione è grandissima lo stesso, perché ti confronti, ci diciamo tutto quando sei in casa, e ancora là l'emozione aumenta ancora di più. E poi ho due favole di figlie. Queste favole di figlie dove possono arrivare, visto che sono ancora giovani? Credo molto in alto, credo molto in alto. Non ci aspettavamo i due titoli mondiali, uno sicuro magari poteva anche essere, ma tutti e due no. E il resto non facciamo mai previsioni, quando noi andiamo in gara sempre a sconfitti, perché vogliamo battere i migliori, insomma, e ci stiamo riuscendo. Lo scorso anno è stato vinto appunto questo importante e prezioso titolo, quindi due gemelle, le sorelle Saccone, Linda e Agnese, che hanno ottenuto questo titolo mondiale nell'attività, nella specialità del taekwondo. Fontanelle, tutti i cittadini e io ovviamente da sindaco, tutta l'amministrazione, non possiamo che essere orgogliosi, perché è un titolo che non è pane quotidiano, non arriva ovviamente sempre con facilità, e quindi aver portato il nome del nostro comune, appunto proprio come titolo, a titolo mondiale, non possiamo sicuramente che esserne tanto orgogliosi. Orgogliosi anche perché questa è una società che è cresciuta tanto nel tempo, grazie appunto al maestro Saccon, padre poi delle due gemelle, quindi è cresciuta tantissimo, ha un numero importante di iscritti, e quindi noi ne siamo assolutamente contenti e soddisfatti. E siamo soddisfatti perché questa struttura, questa palestra, le ha allenate così bene da ottenere questo appunto importante titolo. Quello che poi piace di queste ragazze è che delle quali apprezziamo e speriamo appunto siano anche ammirate dai nostri giovani, il fatto che sono rimaste delle ragazze umili, delle ragazze semplici, sempre con il sorriso e sempre appunto disponibili a tutti, quindi siamo veramente tanto tanto orgogliosi. Il nome di Fontanelle viene portato sul tetto del mondo per effetto di questo importante risultato delle gemelle Saccone e della scuola del maestro Ennio, che è il papà delle due ragazze. Sicuramente questo è un incentivo per lo sport di Fontanelle, perché se pensiamo che la scuola del maestro Saccone è partita grosso modo 10 anni fa, e in questi anni ha costruito una importantissima realtà apprezzata da un buon numero di atleti, sia giovani sia meno giovani, e tutti quanti hanno portato entusiasmo in quello che è una disciplina sportiva che dalle nostre parti è stata fatta conoscere proprio da loro. Questo è uno stimolo per tutte quante le associazioni e per chiunque voglia fare sport, perché da l'iniziativa di qualcuno può nascere sempre una importante realtà sportiva. Fontanelle ha una decina di associazioni sportive molto attive e che raccolgono un ottimo numero di ragazzi, di bambini e di adulti, e tutte quante hanno dei buoni risultati. Sicuramente un titolo mondiale dà lustro in maniera importante al nostro comune.